Buongiorno, io sono Melissa. In questo video ti parlerò di come preparare la valigia per il parto. Se sei intorno al settimo mese, magari ti staranno domandando quanto tempo manca e tu ti chiederai che cosa devo portare all'ospedale. Cercherò quindi di darti tutti gli strumenti utili per portare il necessario per te e il tuo bambino. Partiamo da un leaflet. È un leaflet che generalmente diamo a tutte le mamme, che contiene un sacco di informazioni necessarie dedicate appunto alla preparazione della valigia. Vediamo la borsa. È una borsa piuttosto capiente, di modo da contenere tutto l'occorrente che dovremo portare in ospedale. Partiamo da cosa serve a te, mamma. Serve la camicia per il travaglio, una camicia tendenzialmente bianca con un'apertura su tutta la lunghezza. Puoi decidere di acquistarla a manica corta o a manica lunga. Noi consigliamo, per questioni di praticità, sempre la manica corta. Serve poi un cambio per ogni giorno di degenza, composto dalla camicia da notte, strutturata per favorire le visite e con l'apposita apertura dedicata all'allattamento. Nei primi giorni è meglio la camicia da notte. Se poi ti senti più comoda, puoi decidere di acquistare un pigiama. Un pigiama come questo, sempre con apertura apposta per la poppata. Aggiungiamo una vestaglia, utile se devi fare una passeggiata lungo i corridoi per proteggerti dalle correnti d'aria. Il reggiseno d'allattamento, strutturato per un sostegno e anche lui con l'apposita apertura che, in abbinato alla camicia da notte vista prima, vi consente di non scoprirvi. Un paio di pantofoline, queste potete decidere di acquistarle del colore che preferite, magari abbinate alla camicia da notte e alla vestaglia. Dei calzini, possibilmente in filo di bambù, ideali per mantenere costante la temperatura corporea. Gli assorbenti post parto sono king size, ma comunque sottili e discreti. Gli slip usa e getta, che puoi decidere di acquistare in rete oppure in carta. Chiedi consiglio alla tua ostetrica, ma puoi decidere di prendere anche una fascia post parto. Non dimenticare inoltre di aggiungere per sicurezza un pacchetto di coppette assorbilatte, all'interno di quello che è il tuo beauty, un detergente intimo a pH 3.5. Porta con te all'interno della borsa tutti i documenti e gli esami dall'inizio alla fine della gravidanza. Ora che per te, mamma, è tutto pronto, vediamo cosa mettere all'interno della borsa per il tuo bimbo o per la tua bimba. Anche qui abbiamo bisogno di un cambio per ogni giorno di degenza, che metteremo all'interno di sacchettini che possono essere in tessuto, come quello in dotazione all'interno del nostro borsone, oppure vendibili separatamente. In entrambi i casi c'è la possibilità di inserire comunque il nome ed il cognome. All'interno metteremo una tutina in cotone piuttosto che in ciniglia, secondo il periodo stagionale, un body ed un paio di calzini, studiati per i primi giorni di vita, leggeri e confortevoli. Un cappellino per le prime ore di vita del tuo bimbo o della tua bimba. Poi consigliamo di mettere all'interno della borsa per i giorni successivi dei bavaglini, una coperta, il kit per la medicazione ombelicale, che al suo interno contiene sia le compresse sterili che le fascette, ed un pacco di pannolini della prima taglia. Ora non ti resta che scegliere il completino più bello per il rientro a casa. Grazie per l'attenzione, ti aspettiamo in tutti i negozi prenatal per completare insieme la valigia per l'ospedale.